conocer a Tony Mandy. Me informé un poco del programa de esta semana. La misma prueba que sentí de té, en la obertura de la ópera rusa Ludmila de Mikhail Glinka, un compositor símbolo del inicio del grande operismo y sinfonismo del romanticismo, primo romanticismo en Rusia, primo de Chekhov, etc. A continuación, quizá una ópera de un compositor checo, se llama La Moldava, que es una descripción del fiume que atraviesa la ciudad de Praga, en la cual tenemos escenas campestres, un matrimonio en el campo. Imagínate la campaña bohemia, etc. ¿Me sentiste bien con lo que estás diciendo? Era bastante claro el mio italiano. Ok, grazie. Allora, facciamo così. Facciamo adesso prima queste due opere. Prima è l'ouverture, ripeto, Rusla Vidomila, è una tipica storia principesca dei palazzi dell'epoca del Settecento, così, in Russia. E Glinka ha fatto un'opera veramente diventata immortale perché fa parte del grande repertorio dei teatri sia Bolshoi che dentro il territorio russo. E dopo quest'opera, ripeto, c'è la Moldava di Smetana.
Beh, diciamo che la natura ci sta dando un po' di scenografia per fare la descrizione del Moldava, questo fiume. Immagino che molti di voi conoscete Praga. Quando passate quel ponte storico nel mezzo alla città, c'è questo fiume meraviglioso che attraversa la città. E dopo, naturalmente, percorre tutta questa parte della Boemia, eccetera, si vedono queste scene contadine, come le nozze, eccetera, con le loro tradizioni, le tradizioni ceche, non russe. Ok, adesso andiamo a trovarci con Modest Mussorgsky. Questa opera che sentirete adesso, Una notte sul Monte Calvo, credo che si dice così in italiano, è la descrizione di un aquelarre. Aquelarre in spagnolo è un incontro di stregoni in mezzo a una montagna. C'è la natura, naturalmente si vede una tempesta di vento. Meglio? Ok, ok. Devo ripetere quello che ho detto, no? Ok, bene. Allora, questa è una descrizione, una musica descrittiva, naturalmente con linguaggio di Mussorgsky, che è stato praticamente una pietra miliare nello sviluppo del modernismo russo. È anche molto descrittiva, perché vedrete che per salire a questa cima, in questa montagna, dove questo incontro di questi stregoni, anche festeggiando la sera del 24 giugno, veramente c'è una grandissima lotta tra gli elementi della natura, eccetera. E finisce quando il sole esce all'indomani e questo momento di stregoneria sparisce, arriva una melodia molto nostalgica, e qui così chiuderò per la canzone.
te sigo, continúa a contar, ¿bien? Bueno, se entiende con pianeza, si no continúa a sonar, finito el concerto. E buona notte. Allora, adesso vengono le danze poloziane della opera Il Principe Igor di Alexander Borodin. Alexander Borodin, brillante compositore appartenente a un gruppo di amici che eravamo insieme, il gruppo dei cinque. Lui era anche un scienziato, era un chimico. Infatti anche adesso si continua a studiare le sue teorie sulla chimica. Ma nei suoi tempi liberi componeva. E quello che sentirete adesso è una scena che si chiama Danze Poloziane, la stessa opera. Thank you.
mascherato. È una storia tipica d'amore, nella quale la moglie di un marito molto geloso perde un brazzaletto in una festa di mascherata, un carnevale. E questo uomo è tanto geloso da questa donna che comincia a danzare intorno a un vals che lei mai aveva sentito, e la velena è così semplice. Allora, vabbè, la storia del romanticismo, non so se adesso succede, non lo so. Comunque, prima sentirete un notturno di quest'opera mascherata, che appartiene a questa suite, che la suonerà il maestro Sergei Gregov, nostro primo concertino. E dopo il notturno, questo balza che le ha segnato il destino a questa povera Nina, che si chiama il personaggio. Vi piace che vi racconto? Sì? Ok. Thank you.
scritta da un giovane compositore austriaco che è qui presente questa sera, però che ha qualcosa a che vedere col mio paese d'origine, sebbene io sono austriaco da tantissimi anni, per amore e anche per sangue, perché mio nonno era sul tirolese, come vuoi dire, alto Atessino, però lo discutiamo. E abito a Salisburgo, comunque in Argentina, insieme al mio amico Santiago Lancelota qui e mia moglie Margarita Uliarte, abbiamo fondato il festival più austral del pianeta, che è la città di Ushuaia. Ogni anno, da 8 anni, facciamo questa edizione. Abbiamo avuto l'onore di avere la presenza del signore sindaco d'Orvieto, il signore Antonio Concina, e abbiamo messo insieme un progetto di gemellaggio, la fine del mondo con il centro del mondo che è Orvieto, anche geograficamente parlando. Allora, questo che sentirete adesso, io l'ho chiesto al nostro giovane compositore austriaco, Helmut Kirsi, di fare una parafrasi su un tema che è un tema praticamente mitico della Patagonia, delle Ande, che è il Condor. E c'è una storia che quasi sono merchia, racconti di bambini, una fiaba, una favola. C'è un bambino nella Terra del Fuoco e il suo amico diventa il Condor. E questo ragazzino di 12 anni le racconta tutte le sue storie di amore, problemi da scuola, eccetera. E ogni giorno quello che conosce la Terra del Fuoco senza stato appresso il treno del fin del mondo, che è una cosa turistica molto lenta, con i ritmi naturalmente del 1910, ma è stato fondato un piccolo treno. E quello che sentirete è una melodia andina del 1700, che l'ha immortalizzata dopo un compositore peruviano e dopo Simon Garfunkel, che è il famoso tema del Condor Pasa. E il nostro amico Helmut Kirsi ha fatto una parafrasi su questo tema, nella quale racconta la storia di questo ragazzino che vuole diventare pilota d'aereo per emulare a questo conto. È il momento di sentire i ritmi del treno del fin del mondo, tam, 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 para, tam. Poi sentirete un grande inno che quando dice ok, io diventerò come te. E poi, con tutta favola, finisce molto bene, ma questo conto finalmente prende il suo volo e ritorna con i suoi nidi nelle Ande e finisce in grande serenità.
Adesso ritorniamo di nuovo in Russia, secolo XIX, Tchaikovsky. Adesso avremo da che da fare con un paio di pezzi di Piotr. E Sasha, sentite, cacco i migranti di Divi una sera fatta. Adesso sentiremo Il lago dei cigni, la prima scena, il balzo, il pas de deux e la sciarpa. Sono quattro pezzi che faremo in forma di scena. Thank you.
sì, sì. Adesso lo schiacciamo il vals dei fiori. E dopo l'ultimo, il quarto movimento, per richiesta del pubblico, abbiamo ricevuto tante chiamate, anche mails. Del quarto movimento della quinta sinfonia di Tchaikovsky, perché quella sinfonia è stata eseguita il giorno che c'era praticamente un concerto riservato per un congresso che ha avuto luogo qui. Dunque molta gente voleva sentire quella sinfonia con una richiesta. Allora, per dirvi grazie della vostra accoglienza, vi accontenteremo di fare il finale della quinta sinfonia. Grazie. Thank you.
la grande ragazzetta? Linda, dammi la tele. Ok. Posso nascondere la soddisfazione e anche, confesso, un po' di commozione per aver portato al termine questo primo festival internazionale di musica classica, Orvieto Ushuaia Classica. Un progetto nato poco tempo fa, ma soprattutto grazie all'entusiasmo di questo orvietano onorario, Jorge Uliarte. Grazie. E a questo punto dovrei ringraziare tanta gente, ma sicuramente mi dimenticherei metà. Però per prima cosa voglio ringraziare la città. La città che è stata straordinaria. La città e tutti quelli che sono venuti da fuori per questi 10 giorni di musica straordinaria. Grazie a Orvieto. E poi un ringraziamento a questa magnifica orchestra, la Moscow Symphony Orchestra, che vorrei rivedere qui il prossimo anno.